in questo numero di Turismo Magazine. 11 milioni di italiani in vacanza a settembre. Ministero e Union Camere insieme per il Tourism Digital Hub. Cresce la voglia di open air. Settembre si conferma ancora mese di vacanze. Sono 11 milioni e mezzo gli italiani che scelgono l'ultima parte dell'estate per viaggiare, spendendo complessivamente quasi 5 miliardi, secondo quanto rilevano i dati dell'Osservatorio Turismo Confcommercio SVG. Vincoli familiari, di lavoro e di studio non favoriscono però le lunghe permanenze a destinazione. Meno del 18% saranno infatti viaggi di 7 giorni o più, oltre il 60% delle partenze saranno invece per uno o due pernottamenti al massimo. Viaggiare a settembre si rivela comunque una scelta fortemente voluta, non un ripiego. Tra le motivazioni di base, infatti, un italiano su tre lo definisce il mese migliore per visitare la destinazione prescelta e uno su quattro dichiara di preferirlo perché è il periodo dell'anno in cui il territorio si anima di spettacoli, eventi culturali e iniziative. Particolarmente attento alla programmazione della vacanza in ogni dettaglio, il viaggiatore settembrino ha già deciso a inizio mese dove e con chi andare e stabilito anche dove alloggiare, mentre si dimostra più flessibile sul budget da mettere a disposizione, probabilmente disposto a indulgere su qualche piccola spesa extra. La voglia di sole prima dell'arrivo della stagione più fredda posiziona il mare in vetta alle mete di viaggio per 4 italiani su 10, ma città d'arte e montagna tengono bene, totalizzando un ulteriore 30% delle preferenze. Lo conferma anche la graduatoria delle regioni selezionate come destinazione top: Liguria, Toscana, Campania, Trentino Alto Adige e Lazio. L'orizzonte di riferimento è quasi del tutto nazionale. Il 13% degli intervistati farà viaggi all'estero, quasi esclusivamente in Europa. Conseguentemente, il mezzo di trasporto principe per chi parte a settembre è l'auto privata, utilizzata da 6 italiani su 10. Ministero del Turismo e Union Camere insieme per il progetto del Tourism Digital Hub. La collaborazione è nata per rafforzare e implementare il portale digitale dedicato al turismo, italia.it, obiettivo PNRR. L'iniziativa è incentrata sul raggiungimento di una parte nevralgica delle imprese della filiera turistica attraverso azioni capillari di comunicazione, assistenza e promozione sull'intero territorio nazionale per il popolamento del Tourism Digital Hub, la piattaforma di contenuti e servizi creata dal Ministero del Turismo. Ciò grazie anche al registro delle imprese, l'anagrafe ufficiale a cui attingere per ottenere tempestivamente informazioni puntuali e aggiornate sui 6 milioni di imprese registrate, tra cui le 500.000 della filiera turistica. Per il ministro del turismo Daniela Santanchè è importante puntare sull'operato di Union Camere e sulla sua stretta sinergia con il ministero per raggiungere l'obiettivo del PNRR legato a Italia.it, un progetto strategico per il comparto e per il quale si possono ottenere traguardi ambiziosi solo facendo squadra con enti, istituzioni, territori e regioni. Un'iniziativa corale, quindi, che rappresenterà l'Italia nel mondo. Il presidente di Union Camere, Andrea Prete, parla di una sfida ambiziosa che potrà contare sulla rete delle camere di commercio distribuite sul territorio nazionale e sulle proprie società in-house, depositarie ognuna di una peculiare expertise da applicare alle azioni previste dal piano operativo che accompagna l'accordo istituzionale. Una vera e propria concertazione di forze a supporto del raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR. Numeri in crescita per il turismo open air. I primi dati del 2023 indicano un aumento del 3% degli arrivi. Si tratta di 315.000 turisti in più rispetto al 2022, con un incremento di quasi 2 milioni di presenze, come rileva Faita Federcamping. La permanenza media è di poco superiore ai 6 giorni, in flessione rispetto allo scorso anno. Il fatturato complessivo del comparto sale a poco meno di 6 miliardi. L'andamento, che potrebbe ulteriormente migliorare nel periodo di chiusura di stagione, conferma la forte crescita della modalità all'aria aperta, saldamente al secondo posto dopo gli alberghi nel gradimento degli ospiti. Alla crescita della qualità dei mezzi, soprattutto camper, corrisponde una domanda dei servizi che le strutture dell'open air possono offrire. In generale, la stagione presenta un andamento a pelle di leopardo, con marcate differenze territoriali. Infatti, secondo le indicazioni provenienti dalle associazioni regionali aderenti, localmente si è registrata una crescita marcata tanto nelle regioni del nord-est quanto del nord-ovest, in media del 4%, stabile al centro, in contrazione al sud e le isole anche a causa del clima sfavorevole dei mesi di giugno e luglio.
alto il tasso di fidelizzazione dei turisti, in particolare italiani, che avevano provato la vacanza all'aria aperta sulla scia delle restrizioni post-Covid e che hanno premiato in particolare le strutture che hanno investito sul proprio prodotto, innalzando gli standard qualitativi e i servizi.